Era da più di 25 anni che per le strade del piccolo borgo della cittadina della Costa Viola non andava in scena la Via Crucis vivente, ma quella rappresentata giovedì 29 marzo scorso a cura dell'intera comunità porellese e sotto la guida illuminata di padre Giuseppe Calogero ha suscitato tanta emozione nelle migliaia di persone accorse per assistere alla sacra rappresentazione. Tutto rientra all'interno di una comunità che crede. La nostra non vuole essere una recita, ma è una rappresentazione sacra. Siamo nel triduo della passione del Signore e vogliamo far vivere a coloro che sono venuti anche da lontano un momento di fede, un momento di riflessione, un momento per poter crescere nella propria vita. Allora abbiamo pensato di rappresentare la passione del Signore partendo dal tradimento di Pietro. Pietro ci farà riflettere su come ciascuno di noi può tradire in qualsiasi momento il Signore, anche chi è vicino al Signore. E poi vedremo il processo irregolare di chi non vuole accettare il Salvatore, tutti i religiosi che non vogliono accettare il vero Salvatore, il vero inviato del Padre. E poi seguiremo Gesù nella via della croce, vedremo che è veramente il Figlio di Dio da come è capace di amarci. Chi può amarci dando la vita se non il Figlio di Dio? Allora chiediamo veramente al Signore di ispirarci, di illuminarci, perché questo sia un momento di benedizione per tutta la comunità. C'è un'intera comunità che ha lavorato per tanto tempo, si è messa a provare, si è messa anche a fare i vestiti, tutto quello che è stato costruito dall'amore della comunità, che oggi vuole dare un piccolo segno, un segno di speranza, un segno di risurrezione. Coinvolgente e commovente la rievocazione delle ultime ore di vita di Gesù, curata nei minimi particolari e realizzata attraverso un lungo e laborioso lavoro di gruppo. Più di 130 gli attori, i figuranti e le donne e gli uomini che dietro le quinte hanno lavorato all'impegnativa iniziativa. Il processo a Gesù, la condanna, la via dolorosa, la crocifissione, la morte hanno trovato la giusta ambientazione in uno dei quartieri più belli e caratteristici di Bagnara. E dopo il Natale nel Borgo, questo quartiere si cimenta in un'altra iniziativa molto importante. E tantissimo è stato il successo per quanto riguarda il Natale nel Borgo, perché alla fine queste iniziative non vogliono essere altro che rivitalizzare questi quartieri negli ultimi tempi un po' abbandonati. Qui siamo nella zona alta di Bagnara, in quello che una volta era la parte storica, perché salendo dalle viuzze di Bagnara, l'antica chiesa del Carmine, il Ponte Caraville, il castello ducale dei Ruffo di Bagnara, e poi ci sono le nostre chiesette caratteristiche, quella dell'Immacolata e quella della Madonna della Montagna. Qui c'è un'intera comunità che lavora, che ha lavorato a queste due iniziative. Cosa dire ancora se non la volontà di tutta un'intera comunità a dare testimonianza di unità, di compattezza e di voglia di dimostrare che questi borghi, questi quartieri possono ancora vivere e rivivere continuamente attraverso le iniziative degli abitanti che ci vivono. Tra la gente c'è Maria, sua madre. Cammina tra la folla, anonima, ma non stacca gli occhi da te. Non gli sfugge un solo tuo gesto, un solo tuo sospiro, un colpo, una ferita. È pallida e ha le labbra livide. La Santa Madre, accecata dal dolore. Alzati, soldati, tiratelo su, centurione non ce la fa più, non ce la fa più, soldati, prendete quell'uomo, soldati, prendete quell'uomo, poteva accogliere il corpo senza vita di Gesù se non colei che gli aveva dato la vita. Sì, sua madre, Maria,
che lo ha accompagnato teneramente per tutti gli anni della sua vita. Sì, Maria, che da sempre serbava tutto nel suo cuore, fin da prima che nascesse. Padre, una rievocazione davvero con una grande interpretazione da parte di tutti gli attori che hanno dato vita a questo momento religioso. Io penso che la nostra piccola comunità, forse sto azzardando, ma abbia celebrato la Pasqua in anticipo, un momento di vera comunione in cui abbiamo annunciato ciò in cui crediamo, che il Signore ci ama così tanto a dare la sua vita. Allora abbiamo fatto Pasqua con il segno della comunità, il segno della comunione. Essere una cosa sola significa essere figli di Dio, significa essere persone pasquali.